ci siamo divertiti alla grande, pensiamo di aver fatto qualche risultato. La prima volta, prima esperienza, tutto bello, bella manifestazione, complimenti. Tutto orologio, insomma, ecco, tutto bene, perfetto, benissimo. Ci rivengo, per forza, è bello. Una cosa che vanno bene, no? Giusto? Stanno ci abbiamo provato, fino a ieri forse eravamo primi, oggi siamo stati un po' sfortunati, un po' di esperienza in più di altre barche, però bene, bene. E invece oggi abbiamo avuto 3 strike, però per sfortuna ne abbiamo portati a termine solo 2 perché uno ha rotto durante il combattimento. Certo, l'organizzazione ha fatto uno sforzo pazzesco e bisogna dirgli solamente bravi. È sempre una bellissima competizione, una gara che farò anche il prossimo anno, questo è il 3° anno di seguito che la faccio, perfetta. L'organizzazione, gestire 100 barche è difficilissimo, non so come abbiano voluto fare, però veramente sono stati bravissimi, niente da dire. Ah, Sunday Anglers, vabbè, 61. I pescatori da domenica, 61. Come è andata la gara per voi? Beh, la gara è andata, ieri ne abbiamo presi 2, oggi ne abbiamo preso 1, però i 2 di ieri purtroppo hanno slamato, però è stata una bella gara organizzata bene, è stata un'ottima organizzazione, soprattutto quelle delle barche giuria che hanno avuto un bel po' da fare nell'organizzare tutti gli strike che si sono avvicendati in questi giorni, anche se oggi il mare era veramente per lupi di mare più che da pescatori da tonni, ma chi la dura l'ha vinta. Anche noi pescatori della domenica anche oggi abbiamo retto, diciamo. È stata una bella gara, l'organizzazione è perfetta, veramente eccezionale, c'è quell'applicazione dove si vedono le imbarcazioni che è molto comoda. Per noi che facciamo la gara è utilissima perché ti permette di vedere anche dove hanno i strike, quello che succede durante tutta la giornata. Guarda, veramente tanti complimenti a chi ha organizzato la gara. Complimenti, come diceva lui, all'organizzazione perché 100 barche non sono facili da gestire, invece bisogna dire che sono stati veramente, veramente in gamba. L'importante è continuare così perché a Roma una gara del genere è veramente importante. Cioè, il prossimo anno sicuramente ripartecipo perché ovviamente se viene organizzata, ma immagino di sì perché 96 barche non è una cosa di tutti i giorni. Poi organizzare gare di pesca è veramente difficile con noi pescatori perché siamo terribili. La gara è andata molto bene, ci siamo divertiti, ottima organizzazione, oggi siamo stati un po' sfortunati, però la prossima volta ci riproveremo. Ci siamo divertiti, bella manifestazione, abbiamo partecipato anche l'anno scorso, quest'anno più barche, è stato tutto più bello, tanti pesci, però siamo stati sfortunati, abbiamo perso troppe prede e non penso che siamo andati in classifica bene. Si chiama pesca, se no si chiama Pio. Ieri è andata come oggi, uno ieri e uno oggi. Non c'è cosa in provincia, no? No, no. Jack Sparrow, 83, gara bellissima, un sacco di strike, ci siamo divertiti. Organizzazione perfetta, bellissimo il posto, il mare è stupendo, peccato oggi c'era un po' di onda, un po' di vento. Abbiamo sofferto un po', ma dopo alla fine sicuramente ci siamo divertiti. E poi Dave Marciano, mito, bellissimo, bellissimo. Bene, bene, ci vediamo anche il prossimo anno sicuramente. Ciao ragazzi. Siamo classificati agli ultimi posti perché però siamo andati bene, è stata una bella esperienza. Senz'altro, speriamo una competizione come questa, molto interessante, molto bella. Beh, diciamo la prima giornata, mare perfetto, oggi un mare un po' agitato e ci ha costretto al ritiro verso l'1 per avverse condizioni meteo. Abbiamo fatto uno strike ieri di un pesce in oversize che purtroppo ha stuccato dopo circa 45 minuti. Invece oggi abbiamo avuto un altro strike, purtroppo il pesce ha tagliato e lì abbiamo deciso di ritirarci. Vorrei ringraziare la direzione di gara perché praticamente gestire 100 barche è stata una cosa molto difficile. Però diciamo che sono molto soddisfatto di come sono andate le cose e diciamo che per anche il prossimo anno è di buon auspicio. Penso sia diventata ormai la gara di pesca più importante d'Italia se non d'Europa. Bellissima, bellissima organizzazione, tanti pesci, tante barche, tantissimo confronto, veramente bella.
sono rimasto veramente soddisfatto di questa esperienza e quasi sicuramente la ripeterò, senza ombra di dubbio. Imbarcazione numero 60, Operation Smile. E gareggiamo per beneficenza. Esattamente. Abbiamo preso 5 tonni in 2 giorni, gara meravigliosa, complimenti all'organizzazione. Noi purtroppo avevamo l'handicap a bordo, eccolo qua. Ecco, vuoi dire qualcosa? No? Meglio di no? Meglio e allora, niente, allora a questo guarda, punto. Allora a questo punto. Io sono il cuoco. No, dici allora a questo punto salutiamo. Sì, io voglio salutare. Tu vuoi salutare, no? Sì. Allora. Riccardo, sei ubriaco. Facciamo un complimenti all'organizzazione che è veramente stata perfetta. Hanno perfetta. 100 barche, non è facile, voglio, non è semplice, se sono cavata alla grande. Bellissima, bellissima manifestazione. Siamo divertiti molto, tranne che la presenza. C'eravamo l'anno scorso, torneremo anche il prossimo reagisci. Anno. No, scusate, posso? No, dato che lui è uno che reagisce. No, non reagisco, no, va bene tutto. Avete ragione, perfettamente. Non verrò mai più. È un grande, gli voglio bene. Va bene? Oh,